Telespettatrici e telespettatori di Rossini TV, buongiorno, benvenuti a Casa Rossini, il nostro appuntamento con il salotto, tre giorni alla settimana in diretta con i nostri ospiti. E siamo alla 60ª puntata oggi, lo dico con un certo orgoglio. Come vedete dall'orologio in sovrimpressione, appunto, siamo in diretta e come vedete in sovrimpressione avete anche i numeri per contattarci, mandare un messaggio, mandare, perché no, anche una domanda ai nostri ospiti. Insomma, cercheremo di utilizzare questo contatto per mantenere il senso della diretta con voi. 351-708-9977 numero WhatsApp, casarossini@rossinitv.it la mail. Oggi è mercoledì 12 maggio, il sondaggio che abbiamo lanciato qualche ora fa e che trovate anche sui nostri social era un sondaggio un po' interessato, diciamo la verità. Come sapete, da qualche settimana è stata rilasciata la nostra app, l'app di Rossini TV, che vi permette di avere la televisione in tasca, come dico io, e la domanda, appunto, del sondaggio è: avete scaricato l'app di Rossini TV, sì o no? È una domanda capziosa, perché ovviamente l'obiettivo è quello di farvi rispondere sì, o se non l'avete fatto, di farvi scaricare l'app. Andate su uno degli store digitali, sia per Android che per Apple, e scaricate a titolo completamente gratuito, naturalmente, la nostra app. È questa che vedete, attraverso il pulsantone potete seguire le dirette da ogni parte del mondo, e questo è importante, naturalmente, che lo facciate, e al contempo potete contattarci, seguire le notizie, scoprire i personaggi dello staff, mandarci dei messaggi, insomma tutto quello che un'app ben fatta come quella di Rossini TV può fare. Ma naturalmente sottolineo sempre di più questo aspetto di avere la televisione in tasca e avere la possibilità, comunque cliccando, di seguire le nostre dirette. Naturalmente noi prediligiamo la visione televisiva nel grande schermo, e a tutti quelli che ci stanno seguendo in diretta in questo momento facciamo il nostro saluto, e diciamo che oggi 12 maggio, secondo il nostro libro Personology, è il giorno dell'individualista birichino. È una cosa un po' strana, questo libro ogni giorno propone una definizione. La giornata internazionale, oggi è la giornata internazionale dell'infermiere, in memoria della nascita di Florence Nightingale. Florence Nightingale, che era nata a Firenze il 12 maggio 1820 ed è morta a Londra il 13 agosto del 1910, è stata un'infermiera britannica è considerata la fondatrice dell'assistenza infermieristica moderna. All'epoca le infermiere venivano equiparate alle vivandiere, non era troppo specializzato il settore. Lei ha intuito che invece era un settore importante, è stata la prima a applicare il metodo scientifico attraverso l'utilizzo della statistica, veniva da studi matematici e ha capito che attraverso i dati che uscivano dalle statistiche si potevano ricavare delle indicazioni importanti sui comportamenti. È stata anche la prima a introdurre e a capire a introdurre l'igiene, per esempio, nel campo medico. Una volta non ce n'era tantissimo, invece lei si è battuta molto, propose un'organizzazione negli ospedali da campo, e poi dopo, andando avanti, è riuscita ad avere un'influenza molto importante, tanto che appunto a lei è dedicato la giornata internazionale dell'infermiere. La Chiesa Cattolica celebra i santi Nereo e Achilleo, morti a Roma probabilmente nella persecuzione dei cristiani sotto Diocleziano. Furono due soldati romani convertiti al cristianesimo. In questo giorno, come oggi, i loro corpi furono deposti nel cimitero di Domitilla sulla via Ardeatina a Roma. Vediamo questa praticamente deposizione, la vedete qua, insomma, la chiesa. L'evento storico che abbiamo scelto per il 12 maggio risale al 1974, è relativamente recente. In Italia, nel referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio, vincono i no col 59,3%, con un'affluenza che aveva sfiorato l'88%, e di conseguenza la legge che era stata approvata da qualche anno, la legge Fortuna Baslini, è restata in vigore. E prima dell'Unità d'Italia il divorzio esisteva nel codice napoleonico, adottato nel Regno d'Italia napoleonico e nel Regno di Napoli, ma con condizioni molto faraginose all'epoca. Ad esempio ci voleva il consenso dei genitori, dei nonni, insomma ci voleva molte complicazioni, per cui è rimasta un po' là. Dopo l'Unità d'Italia c'era stata una prima proposta di legge per l'istituzione del divorzio nel 1878, però nulla di fatto fino al 1 dicembre 70, quando venne approvata appunto questa legge disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio. Resisterà anche a questo tentativo di referendum abrogativo del 1974, ed è l'evento che abbiamo ricordato oggi. Pensiero del giorno è una citazione di Darwin: un uomo che osa sprecare anche solo un'ora del suo tempo non ha scoperto il valore del
della vita. E con questo concludiamo la prima parte e ringraziando come sempre la Onlus Gulliver e Tiziano Donzelli per l'allestimento del nostro studio, diamo il benvenuto al primo ospite della giornata, Tommaso Di Sante, buongiorno. Allora, adesso per cominciare io do un'occhiata al mio libro Personology, è un rito a cui sottoponiamo un po' tutti, è nato il 28 ottobre del 74. L'anno non ci serve perché il libro riporta giorno per giorno il giorno della ricerca. I nati il 28 ottobre credono nella necessità di una buona preparazione preventiva prima di parlare di un determinato argomento o di investire tempo, denaro, energie in un lavoro o in un affare. Di solito si sforzano di capire tutto ciò che vi sta attorno, ma anche dopo, una volta partiti, non smettono di compiere le loro ricerche. Ci siamo, no? È una meraviglia sto libro. Allora, i nati in questo giorno, Francis Bacon, Erasmo da Rotterdam, Bill Gates, insomma, Eros Ramazzotti, Julia Roberts, insomma, in ottima compagnia direi. Curioso, profondo, interessante sono i pregi. Ecco, con questo bel quadretto possiamo cominciare la nostra chiacchierata. Allora, Tommaso Di Sante è con noi oggi perché lui è il presidente provinciale della Coldiretti. Ed è una bella responsabilità. È una bella responsabilità, cerchiamo... Cambiamo i microfoni, cerchiamo di rappresentare le esigenze del territorio, quindi cerchiamo da imprenditore agricolo, cerchiamo di, come è strutturata la nostra Coldiretti, come il nostro saper fare, di essere propositivi, venire a conoscenza delle cose e studiarle, perché molto spesso in Italia ci sono tanti tuttologi, invece diciamo che... C'è questo vizio. Esatto. Cerchiamo di sopperire l'ignoranza e cerchiamo con la nostra capillarità, come Coldiretti, su tutti i territori, con i presidenti di sezione, di zona, di rappresentare le esigenze delle imprese e tradurle in maniera politica per cercare in maniera concreta di creare economie, di creare agli imprenditori una facilità nell'essere impresa sul territorio, cercando poi negli anni con la politica che è stata di Coldiretti di valorizzare quello che è il valore cibo, perché di fatto questo è. Io dal 2000 no, abbiamo fatto campagne epocali con i mercati di Campagna Amica, mettendoci al fianco del consumatore, quindi cercando di... io ho fatto anche agraria qui a Villa Caprile, a Pesaro, e mi ricordo che una volta venivamo visti come quelli che inquinavano il territorio, sì. No? Perché di fatto questo è, con i grossi trattori. Invece ci accorgiamo dell'evoluzione che c'è stata in questa, nel mondo imprenditoriale agricolo e anche da parte del consumatore, perché di fatto siamo quelli che custodiamo il nostro territorio, che tuteliamo il nostro entroterra, perché se non ci fossero le imprese ci sarebbe tanto dissesto idrogeologico, e produciamo cibo, non più materia prima, cercando con l'aggiunta in questi ultimi anni di progetti di filiere importanti di creare delle economie che molto spesso all'imprenditore agricolo non arrivano, nel senso che... Io penso che sia da considerare una svolta, adesso non so se è epocale o meno, però sia da considerare una svolta questa di mettere ai vertici delle associazioni degli operatori. Perché una volta i vertici delle associazioni, soprattutto le presidenze più che le direzioni, erano diciamo dei ruoli così un po' politici, un po' strategici, avevano altre funzioni. No? Sì. Mentre diciamo negli ultimi tempi io noto questo aspetto, che è una discreta svolta, no? Sì. Anche perché vuol dire che chi presiede conosce l'argomento molto bene e lo conosce proprio dagli inizi, da quando appunto poi nel campo vostro si è trattato di girare col trattore, insomma, e sì. Tutt'oggi questa è poi l'attività principale, perché tu hai, sì, questa azienda agricola, tra l'altro ha accreditata Campagna Amica per la produzione di vino, grappe, olio, extravergine di oliva a Carignano. Certo, diciamo che viviamo costantemente, come i membri della mia giunta che rappresentano altri settori, cerealicolo, allevatoriale e quant'altro, no? Ortaggi, cerchiamo di rappresentare le necessità e quindi vivendole in prima persona evidentemente si riesce a con cognizione di causa a capire le situazioni e le problematiche. C'è bisogno di competenza. C'è bisogno di competenza. Il discorso che facevi del 28 ottobre, di fatto a pieno l'ignoranza va sopperita con la conoscenza del settore e di conseguenza cerchiamo con le nostre battaglie quotidiane, con la proposta e non protestando, quindi con le proposte concrete anche di legge, di tradurre in maniera concreta le necessità delle imprese, perché l'impresa ha bisogno di tanta velocità da parte della politica, cosa che molto spesso non è esistita.
Carignano, mi viene la domanda, ce la siamo fatta, ce la fanno con le terme? Ce la fanno con le terme, sarebbe un patrimonio per il territorio, perché di fatto in altre zone italiane il fattore termale, il turismo termale ha portato un valore aggiunto dal punto di vista economico. È chiaro che io ricordo quel parco, perché da bambino ci andavo, come un parco fatato, perché con certo. questi grossi alberi, con i nonni si andava a visitare per fare cure rinogene. Esatto, esatto. Ed è un valore aggiunto il turismo da questo punto di vista, che è legato sempre al territorio, a un vivere in maniera sana, in maniera slow, in maniera sostenibile, e le nostre zone questo i valori ce li hanno in maniera incredibile, perché abbiamo dei borghi bellissimi, andiamo dal mare all'Appennino con pochi chilometri, abbiamo arte, storia, cultura e la nostra enogastronomia, il nostro territorio che fa da collante, valorizzandolo con un turismo termale, penso che potrebbe essere un'arma che ci rilancerebbe dal punto di vista economico a livello territoriale in maniera importante. Quindi speriamo che il progetto possa essere sostenibile, non con tanto cemento, certo, ma esatto. possa valorizzare le nostre infatti zone. Quello è un ricordo che ho anch'io, perché anch'io andavo col nonno, forse 30 anni prima di quando andai te, però anch'io andavo col nonno e ricordo questo fatto di queste terme, che non davano l'idea di essere uno stabilimento termale, erano proprio un parco, una magia, gli alberi, il sì, bosco, sì, eccetera, sì. nel quale aleggiava questo odore di acque sulfure, esatto. Che per i bambini era l'odore di uovo marcio, sì, parliamoci sì. chiaro, tanto è quello, però ecco questa magia anche dell'arrivo e tutto, no? E poi insomma devono farcela per forza, perché hanno un debito con te, no? Hai perso una vendita. Esatto, sì, perché invece di creare valore aggiunto in questo momento storico ci ha creato degli svantaggi economici, perché turisti che arrivavano sul territorio, trovavano le terme chiuse, andavano via arrabbiati esatto. sul territorio. Sì, poi c'era quello che non ho più voluto comprare, esatto, neanche i tuoi vini. Il vino, perché l'aveva associato a Carignano, le terme erano chiuse, quindi aveva fatto una vacanza che non si aspettava in maniera non positiva, quindi è successo esatto, anche per cui allora diciamo che ce la devono fare, se non altro per pagare questo debito insomma esatto. che hanno con l'azienda. Allora a febbraio c'è stata questa assemblea provinciale che ha scelto Arianna Bottin, 22enne di San Lorenzo in Campo, proveniente anche lei dall'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro, insomma l'integrazione col territorio è molto forte, anche in termini proprio di provenienza, no? Sì. Non è solo un discorso di lavorarlo il territorio, sì, è anche proprio un capillarità, discorso di essersi formati. Sì, essersi formati e mantenere, cerchiamo di mantenere sul territorio una vivacità, un bel fermento positivo, soprattutto da parte dei giovani. I nostri giovani sono sotto i 30 anni, quindi sono veramente giovani, sono imprenditori che hanno studiato negli istituti agrari, ma anche in altri settori, e si sono dedicati all'agricoltura, e cercano in maniera costante, penso che sia un valore importante, cerchiamo come Coldiretti di continuare a dialogare con gli istituti, dal tecnico agrario all'università, ma anche le scuole dell'infanzia, per cercare di fare un'educazione alimentare per quanto riguarda le scuole dell'infanzia nei progetti che stiamo facendo, e di mantenere una capacità di usciti dalle scuole agrarie di collegarsi realmente con le imprese, perché le imprese hanno bisogno di giovani menti e giovani mani che possono essere innovative per crescere, perché questo è, e molto spesso la scuola ha bisogno degli stage formativi, ha bisogno che i nostri imprenditori entrino nelle scuole per parlare, perché molto spesso la scuola italiana è un po' avulsa dalla realtà, quindi cerchiamo di e poi è ora di concreti. Far capire, di ricordare, perché far capire ai bambini anche piccoli che i prodotti alimentari non nascono sugli scaffali del supermercato, ma hanno la loro provenienza. Sì, no? Le famose galline spellate appese esatto, in macelleria esatto. Nascono prima, in campagna, nell'Aia esatto. e di fatto sembra un paradosso, ma pur essendo Fano la terza città delle Marche o Pesaro la seconda, quando facciamo fattoria didattica e vengono le scuole nelle aziende, molto spesso ci accorgiamo di quanto i ragazzini, i bambini sono lontani dal mondo agreste, dalla certo. ruralità, dal mondo allevatoriale, quindi è una forma di educazione che anche con Campagna Amica negli anni passati e adesso stiamo cercando di metterci sempre la faccia, quindi il dialogo con il consumatore, il dialogo con i bambini per la stagionalità dei prodotti, quindi no? Non certo. ci possono essere le fragole tutti gli anni sugli esatto. scaffali, e per un consumo consapevole del prodotto, che cibo che le nostre aziende costantemente fanno con grande forza e con grande tenacia.
Allora, il fatto di Arianna Bottin mi fa agganciare alla sua azienda, azienda agricola Poggio Verde, che gestisce insieme a dei soci, conversione agricoltura biologica, di lì il gancio con la regione. Come sono i rapporti con la regione? Guarda, i rapporti con la regione sono positivi nel dialogo di continua proposta da parte nostra, nel senso che, come ho detto prima, non siamo quelli che protestano e basta, perché la protesta ci sta in certi momenti, ma è chiaro che deve essere anticipata da una proposta, e noi molto spesso dal nazionale fino ai territori provinciali e regionali siamo quelli che cerchiamo in maniera concreta di facilitare la politica, nel senso che anche scrivendo delle leggi che possano essere concrete a livello territoriale. Quindi il momento storico è positivo, c'è stata una svolta dal punto di vista di contributi per i piani di sviluppo rurale, una velocizzazione dell'atterraggio dei fondi che di fatto erano in netto ritardo, perché eravamo la penultima regione a livello nazionale dopo la Puglia per l'elargizione di fondi comunitari sul territorio. È chiaro, in un momento storico di difficoltà come il Covid, come questo, abbiamo bisogno di velocità, come dicevo prima, come imprese. I soldi comunitari devono essere spesi, altrimenti rientrano in un plafond europeo che poi vanno, diciamo, ai nostri concorrenti, certo, degli altri paesi, piuttosto, certo, che facilitare l'Italia. Quindi stiamo lavorando su tanti temi per facilitare il turismo enogastronomico, per facilitare l'ittoturismo, per rendere concreta la multifunzionalità dell'agricoltura, che è un fattore fondamentale, dicevo prima, che può essere a traino di vantaggio non solo per l'agricoltura, ma anche per gli altri settori. È rinata la barbabietola da zucchero a livello marchigiano, cosa che non ci potevamo neanche immaginare, certo, ma grazie anche all'intervento della regione con finanziamenti che abbiamo fortemente richiesto. Si stanno affiancando. Qualche giorno fa abbiamo ospitato il vicepresidente Carloni, sì, ma poi basta aprire un giornale, insomma, che è molto impegnato su questa idea del distretto del biologico. Penso che il tema del distretto del bio unico, che può essere e diventerà e sarà il distretto più grande d'Italia del biologico, il distretto più grande d'Europa, possa essere uno strumento di rilancio per un brand Marche. Perché, ripeto, la sostenibilità alimentare adesso a livello di marketing è un tema attenzionato a livello mondiale. E se mettiamo dei begli slogan valorizzando il nostro made in, con delle distintività che abbiamo solo noi, legate alla sostenibilità, ripeto che il cibo sostenibile adesso a livello di Stati Uniti, Cina e quant'altro è quello che la gente vuole, è chiaro che sarà uno strumento di rilancio economico per tutte le nostre marche. Fare i tanti distretti non poteva essere un valore aggiunto. Però il vicepresidente Carloni mi diceva che non è facile ancora, non è stato facile, non è facile ancora. Voi siete sostanzialmente un'associazione di categoria, se vogliamo, e mi pare di capire che la vostra posizione come associazione è a favore, sì, ma essendo voi cerniera tra le istituzioni e gli operatori, il sentore da parte degli operatori, qual è questo tipo di difficoltà che emerge? Ma la difficoltà era la paura che magari certe aziende importanti dal punto di vista del biologico possano fare da unico collante per questo ragionamento, ma non è così. Di fatto si deve valorizzare tutto il distretto del bio con tutte le imprese, ma io dico che è nato adesso il distretto del biologico delle Marche, ma da qui in avanti bisogna creare gli strumenti per fare sì che questo strumento sia funzionale. Bisogna trovare dei progetti concreti dal punto di vista economici, con la cooperativa Montebello, con Girolomoni, che è stata la nascita del biologico a livello nazionale, certo, con Gino stesso, adesso con Giovanni Battista ed altri imprenditori. I ragionamenti li abbiamo fatti anche 10-15 anni fa, però poi grazie all'università, grazie allo studio, bisogna far atterrare questi progetti di distretto del biologico in maniera concreta, perché tutte le imprese ne traggono beneficio, dalle più grandi alle più piccole, che magari le più grandi facciano da traino alle più piccole, che si crei una massa di prodotto biologico che vada sulle tavole dei consumatori, e in maniera concreta, ripeto, un progetto economico va fatto ora, quindi partiamo da zero, certo, perché fatto il distretto poi è una scatola vuota, va arricchito di tanti, certo, contenuti. Fortunatamente è una scatola vuota, ma i contenuti lì ci sono, perché il biologico è una tradizione del nostro territorio, sì, da molto molto, sì, tempo. Poi insomma, su Pesaro siamo la prima provincia a livello biologico, infatti, quindi la volontà anche nostra è quella di arricchirla veramente con i nostri progetti, legandola a progetti di filiera, e penso che
ci divertiremo e potremo creare del valore aggiunto veramente importante per le nostre marche. Nel frattempo l'Europa vuole allungare il vino e ci vuole far mangiare gli insetti. Cosa succede? Mi stuzzichi. Il vino, sì, dai. Sì, sì, è un attacco veramente... diciamo insostenibile da parte. Allora, sugli insetti io devo dire la verità, da una parte penso che quello sia il futuro, purtroppo dovremo adeguarci all'idea di metterli in qualche modo dentro la catena alimentare. Allungare il vino mi sembra un po' scorretto. Guarda, puoi dire tutto, però anche mangiare le tarme della farina essiccate come snack, io ancora un po' di difficoltà. Da vero italiano abituato a mangiare dalla verdura alla carne e tutto, sono un po' in difficoltà, perché poi il problema anche sugli insetti come sulle altre cose è la dubbia provenienza dell'origine di questi prodotti. Infatti, quello. Poi se la nostra agricoltura è quella più sostenibile, come dicevamo prima, ma anche la più controllata al mondo, è quella più sana, è quella più che sta dentro i canoni di salubrità. E invece i prodotti che vengono dall'estero molto spesso non hanno i vincoli e i controlli che abbiamo noi. E certo. Quindi se quelle tarme della farina essiccate, faccio l'esempio, sì, per capire cos'è, possono essere degli snack per l'alimentazione, per sopperire dal punto di vista di proteine della dieta alimentare del futuro, anche lì non ci sto, perché di fatto il cibo ce l'abbiamo nel mondo, è mal distribuito e tanto ne sprechiamo purtroppo. Quindi bisogna fare una educazione, esatto, come dicevamo prima, nelle scuole, a un consumo consapevole di chilometro zero, quindi non mettiamo CO2 nell'atmosfera, perché se prendiamo le tarme dalla Italia, esatto, dalla Cina, insetti da quegli altri paesi, è chiaro che sono merci che faranno milioni di chilometri e consumeranno CO2 nell'ambiente. Poi se parliamo di vino, parliamo di latte fatto solo con proteine del pisello, di vino dealcolizzato o annacquato di fatto, parliamo di un tentativo di certe lobby agroindustriali di lottare contro un Made in Italy sano, diciamo di creare dei prodotti di sintesi, di difficile controllo, che di fatto vanno a smontare la dieta mediterranea. Allora, siamo i paesi più longevi del mondo, siamo, no? Grazie anche a una sana alimentazione. Certo. Se iniziamo a ragionare da questo punto di vista, tanti dubbi vengono fuori. La comunità europea dovrebbe valorizzare le peculiarità degli stati membri, ma questo non succede. Se mettiamo dealcolizzare il vino, vuol dire togliere sostanze alcoliche che nuocciono gravemente alla salute, perché in questa fase si vuole mettere nell'etichetta del vino anche questa dicitura come un pacchetto di sigarette, e allora non ci siamo. Certo. Parliamo di consumo consapevole, parliamo di cibo consapevole. Si è già fatto tanto, no? Nei confronti della guida, del guidare, è un'azione che sta andando avanti, che funziona, tra l'altro. Sta funzionando. E per noi italiani il vino è un cibo, è un alimento che si accompagna a un piatto fatto dalle mani di ristoratori sapienti o delle nostre mamme, delle nostre casalinghe sapienti, perché anche qui la tradizione ci fa fare dei piatti eccezionali, accompagnandola con un vino sano e con un bere consapevole. E il dealcolizzare o il produrre questi cibi di sintesi, questa volontà veramente di attacco alla dieta mediterranea da parte di certe lobby industriali, è un creare anche un difficile controllo dal punto di vista chimico, perché anche qui le ricette sono sconosciute di questi prodotti creati in laboratorio e non creati. Ci ritroveremo come l'ingrediente segreto della Coca-Cola, insomma. Sì, l'ingrediente segreto della Coca-Cola e questo attacco anche sul Nutri-Score. Ti faccio la domanda, quella dell'ingenuo, no? Ma come mai l'Europa abbocca? Beh, le pressioni economiche evidentemente sono superiori alle volontà politiche molto spesso. Per cui non è un credere alle favole, è un sapere che si sta andando in una direzione. Cioè, l'etichetta a semaforo, quella del Nutri-Score, è un colpo gobbo. Spieghiamolo. Per essere molto chiari e per farci capire quello che hai detto te, la Coca-Cola Light, che ha un basso tenore di zuccheri, perché ha altre sostanze all'interno che probabilmente sono molto peggiori degli zuccheri, e ha una ricetta segreta, quindi non sappiamo di fatto cosa c'è dentro, ma come tanti altri prodotti, avranno il bollino verde, no? Perché i 100 grammi di quel prodotto hanno pochi tenori di zuccheri. Invece l'olio extravergine d'oliva, il parmigiano reggiano, avranno il bollino arancione o rosso, perché 100 grammi di olio extravergine d'oliva
o parmigiano reggiano, poi anche lì bisognerebbe ragionare sul quantitativo di prodotto consumato. Certo. Io vedo, Paolo, adesso possiamo cenare con un cucchiaino, con un pochettino di olio extravergine d'oliva sano, chiaro, con grassi, perché ne beviamo un litro, non ne beviamo 100 grammi, certo, no? E quindi sono dei controsensi di fondo, sì, che sì, all'opinione pubblica, soprattutto straniera, non legata a dieta mediterranea, possono creare un appeal negativo, perché vedere il verde mentalmente ti fa comprare quello, certo, vedere il rosso ti ferma come, certo, il semaforo, certo, certo. Quindi il Nutri-Score da questo punto di vista è uno smontare la dieta mediterranea, uno smontare e far sì che questi prodotti si creino in laboratorio e non sui campi, e qui non ci stiamo. Ecco perché diventa importante, proprio fondamentale, fare educazione alimentare e al contempo anche fare un discorso di mercati diretti, come, esatto, i mercati di campagna amica, come insomma tutte queste situazioni nelle quali uno compra una cosa che dietro l'angolo è stata coltivata. Col diretto è stata lungimirante. Io mi ricordo l'immagine del bambino fatta nel 2000, uno slogan che era un poster, la faccia di un bambino che diceva: mamma, sai cosa dai da mangiare a tuo figlio? E questo è il tema. No? Dal 2000 ci ha messo accanto al consumatore, alla mamma, alla massaia che porta il cibo a tavola, cercando di comunicare ciò che facciamo con Campagna Amica. E i nostri mercati in Campagna Amica nel territorio, che sono stati attivi anche nei momenti di lockdown, di chiusura per il Covid, quindi c'è stati a Pesaro, una delle poche province che è riuscita con la prefettura a mantenere l'apertura di questi, certo, mercati, che sono stati anche dal punto di vista sociale, no, un punto di riferimento, certo, per il territorio, perché alla fine la massaia all'aperto andava a comprare prodotti sani, genuini, con le giusti distanziamenti, esatto, a norma, ma parlava anche con il produttore, esatto, che ci metteva la faccia, che ha continuato a lavorare sempre, nonostante le difficoltà, perché abbiamo vissuto momenti di grandi difficoltà, perché gli operai in azienda erano difficili da reperirli, da farli entrare, abbiamo continuato a lavorare costantemente nonostante il periodo di ansia anche psicologica. E personale. Sì. E questo è Campagna Amica, certo, quindi non è solo la vendita dei mercati, ma è l'educazione alimentare e l'educazione dei bambini, come dicevo, stare nelle scuole e far capire la stagionalità dei prodotti e la genuinità dei prodotti, perché veramente se la massaia vuole, il consumatore vuole, certo, viene in campagna, tocca con mano e fa un'esperienza diretta di ciò che noi costantemente, con senso morale, facciamo nei nostri terreni. E contribuiamo anche con queste puntate, ma anche con il programma della nutrizionista Chilometro Zero, sì, che tra l'altro è in onda stasera, alle 22.15, no? Sì, stasera. Per chi ci segue in diretta, è mercoledì, per chi seguirà una delle repliche, invece comunque la puntata è in onda il mercoledì. Sì, mercoledì anche lì si parla di educazione alimentare, quindi un tema importantissimo, perché alla fine abbiamo bisogno di consumare in maniera consapevole, dal vino, come dicevamo prima, anche agli altri cibi, le carni rosse e quant'altro, che è una dieta alternata, una dieta di vegetali, di carni, in maniera fatta, no, di legumi, fatta in maniera sana, può portare all'organismo, no, tante cose positive. Allora, quando si parla di cose belle e di cose buone, il tempo naturalmente vola, non può essere diversamente, per cui siamo in chiusura. Che cosa vogliamo dire ai nostri telespettatori in chiusura di questa ospitata a Casa Rossini? Ma io vi ringrazio dell'invito. È chiaro che andiamo avanti, i nostri imprenditori intraprendono e stanno cercando di fare tanti progetti. Anche su Pesaro, a breve, come è successo su Ancona, come è successo su Ascoli, su Fermo, dove sono nati dei mercati coperti, faremo e stiamo progettando e stiamo concretizzando un mercato coperto che diventa ancora di più un punto di vendita dei prodotti, ma anche un punto d'aggregazione per la città, per cercare veramente di dare vivacità a certe zone che magari su Pesaro sono un po' non sono vissute, certo, ma cercare dei momenti aggregativi anche con l'istituto alberghiero, con l'istituto agrario, e quindi tanta suspense vi lascio per poi rivedremo per presentare qualcosa di nuovo. Sicuramente è stato molto piacevole essere qui a raccontarci di queste cose con Tommaso Di Sante, presidente Coldiretti di Pesaro Urbino. Andiamo in pubblicità, ringraziamo naturalmente per essere stato con noi, andiamo in pubblicità, torniamo subito dopo con l'assessore della Regione Marche Stefano Aguzzi. Come dico sempre, restate con noi.
L'avevamo annunciato ed eccolo qua, diamo il benvenuto a Stefano Aguzzi, assessore regionale. Buongiorno assessore. Buongiorno a te, buongiorno a tutti voi e a tutti i telespettatori. Bene, allora assessore, noi abbiamo qui una piccola introduzione. Precedentemente è stato per 10 anni sindaco a Fano, poi ha avuto l'ultimo incarico di sindaco a Colle al Metauro, tra l'altro lasciato a metà mandato, all'inizio del mandato, ad Andrea Giuliani. Lasciato no, non all'inizio, lasciato al terzo anno, quando sono stato chiamato a ricoprire l'attuale ruolo di assessore regionale dal presidente Acquaroli, quindi erano 3 anni. E abbiamo evitato l'arrivo del commissario, infatti, ci tengo a dirlo, sì, ed è proseguita l'attuale amministrazione, la mia amministrazione, l'amministrazione che poi oltretutto si sarebbe dovuto votare a maggio, quindi con un anno di anticipo, causa pandemia è spostato tutto in ottobre, quando alla fin fine si arriva di fatto a fine legislatura, e mi fa piacere questo, non c'è stata di fatto nessuna interruzione nonostante il fatto che io abbia lasciato, ma il mio vice sindaco, i miei assessori e il consiglio comunale hanno cominciato a lavorare e stanno tuttora lavorando regolarmente. È stato nostro ospite, molto contento, ha fatto anche una bellissima impressione ai nostri telespettatori e c'è molta carica nella zona di Colle al Metauro per quello che si sta facendo, insomma c'è una bella convinzione, come del resto devo rilevare un po' in tutti i sindaci che stanno venendoci a trovare, insomma è una bella sensazione quella che arriva dal territorio, credo che sia una cosa interessante e importante anche per la regione. Il sindaco è particolarmente impegnativo, ti stravolge la vita, però devo dire che è probabilmente anche un po' paragonato, se mi permette, all'attuale mia esperienza, è il ruolo se vuoi più entusiasmante, quello più vicino al cittadino, quello più a tu per tu con i problemi di ognuno di noi tutti i giorni, quindi è pesantissimo, però di fatto hai un riscontro diretto nel territorio, certo. Cioè se sei gradito lo capisci, se non certo. Sei gradito ti puoi correggere, più ti allontani dal territorio certo. E più difficoltà hai anche a rapportarti, a capire magari fino in fondo se le cose che stai facendo vanno nella giusta direzione oppure meno. Ecco, quello del sindaco è il ruolo indubbiamente più entusiasmante. Ed è una bella e consolidata esperienza amministrativa che permette di ricoprire un ruolo con 17 deleghe e di essere entro a bomba nell'attualità di oggi, ieri davanti ai cancelli di Elica insieme ai manifestanti e ai lavoratori preoccupati. Io non è che ieri ero davanti ai cancelli di Elica con i manifestanti in quanto manifestanti, io ero lì come assessore al lavoro e come amministratore della Regione Marche per solidarietà verso chi rischia di perdere il posto di lavoro e per cercare di capire meglio anche le motivazioni e le argomentazioni che si potrebbero portare al tavolo della concertazione con l'azienda per evitarli questi licenziamenti, perché quello che dobbiamo cercare di fare è evitare che le persone perdano lavoro. E se mi permetti, visto che parliamo di Elica, una bellissima azienda storica del territorio marchigiano, qui non è una normale crisi aziendale, perché una crisi aziendale la si affronta sedendosi intorno a un tavolo dicendo noi purtroppo abbiamo meno lavoro, purtroppo abbiamo una crisi in corso, purtroppo dobbiamo diminuire i costi, di conseguenza dobbiamo anche in qualche modo rientrare con una parte di personale. E allora ci si siede al tavolo, vediamo un po' quanti esuberi, magari si parte dai più anziani che scivolano verso la pensione, alcuni altri che vanno in cassa integrazione. Qui parliamo di un'altra situazione, di una scelta aziendale di altro tipo, cioè la società Elica ha comunicato a tutta la collettività, a noi regione ma a tutti i dipendenti, la volontà di delocalizzare, come dire, in questa fase economica mondiale, Elica opera a livello mondiale, diciamo così, per il suo settore, noi abbiamo bisogno di ridurre i costi, ma non in generale, certo. E di conseguenza preferiamo operare all'estero, in questo caso in Polonia, dove i costi sono più bassi, il personale costa meno e quant'altro. Cioè è una scelta ancora più dolorosa, se mi permetti, forse ancora più discutibile, sulla quale però è anche difficile intervenire. È più difficile intervenire, perché certo. Non si tratta di dire 500 dipendenti e dobbiamo fare a meno di 100, vediamo un po' chi sono questi 100, i meno sofferenti magari, quelli che sono più vicini, ripeto, alla pensione. Qui si tratta che di 600 dipendenti, 580, ci sono esuberi per 409. 409 esuberi vuol dire desertificare un intero territorio. Certo.
Quindi è una crisi particolarmente grave. Allora, il minimo che un assessore al lavoro fa, va a incontrare quei dipendenti e solidarizza con loro. Poi incontra anche l'azienda cercando di farla ripensare questo tipo di politica. Infatti lunedì il presidente Acquaroli ha convocato per lunedì i sindacati, vuole ascoltare, diciamo così, certo, la voce dei dipendenti, dei lavoratori. Poi successivamente ovviamente chiamerà anche l'azienda. Vediamo se c'è in qualche modo la possibilità di intervenire, perché un'ulteriore crisi così pesante in quel territorio del Fabrianese, già toccata pesantemente negli ultimi 10 anni della crisi dell'ex Merloni, eccetera. Certo. Oltretutto sono crisi aziendali, quella dell'ex Merloni, che va avanti da quasi 10 anni, e oggi tuttora ci sono 270 lavoratori ancora in cassa integrazione, certo, che probabilmente rischieranno il licenziamento anche questi adesso appena finito il blocco dei licenziamenti. Cioè, chiaro, si sommano l'uno all'altro. È una fase di, sinceramente difficile. Stavo per dire drammatica, voglio dire solo difficile, sì, ma indubbiamente difficile. È molto ingarbugliata, è un po' quello che viene fuori ogni volta che si parla un po' della pandemia e qualcuno ricorda che non è che prima stessimo benissimo, insomma, per cui venivamo già da una situazione problematica e complicata dal punto di vista del lavoro, delle aziende e di tutto quanto. Di conseguenza la pandemia ha per un verso aggravato certi settori, ma per l'altro ha anche fatto, creato una specie di bolla di sospensione, no? Cioè stiamo aspettando. In questa logica qua un assessorato, una delega come il lavoro e come la formazione professionale è una delega importante, perché in questo momento di quasi sospensione e di attesa, forse andare verso un discorso di formazione e di riconversione, di riqualificazione delle forze lavoro potrebbe essere, se non altro, un tentativo di andare verso una, guarda, soluzione dei problemi. Quando mi ricollego e poi ritorno, sì, su quello che mi stai dicendo, alla domanda che mi hai fatto prima, come avevi intrapreso il percorso inizialmente dicendo 17 deleghe, sì, no? Allora, quando Acquaroli, dandomi la sua fiducia, mi ha nominato assessore e mi ha incaricato appunto per tutta una serie di situazioni da seguire, 17 deleghe sono tante, cioè non hai durante il giorno neanche il tempo di parlare fisicamente, certo, con i dirigenti dei vari settori, 16 dirigenti nei miei settori, però all'inizio di questo percorso non ti rendi neanche conto, non lo sai cosa vuol dire effettivamente quella mole di lavoro, le attività che si svolgono, il tempo che ti prendono, le difficoltà che incontri. Magari quelle del lavoro, nella mentalità diffusa delle persone, magari uno tende a dire che sono forse quelle più residuali, allora dice, ah, ma all'urloguzia, all'urbanistica, la protezione civile, la difesa delle coste, la scogliera, i fiumi, tutte le case popolari, l'edilizia pubblica residenziale, cioè magari quelle del lavoro ti sembrano residuali, sì, ti sembrano, come dire, mentalmente pensando, sì, senza viverle, pensando poi al lavoro che va come va, no? Poi sei lì tutti i giorni, poi sarà probabilmente anche le difficoltà particolari del momento, se vogliamo, ma sono quelle che non solo ti prendono più tempo, ma meritano più attenzione, proprio per le difficoltà che si incontrano. E guarda, torniamo adesso alla seconda domanda, non è tanto la pandemia, le Marche non si erano mai totalmente riprese dalla crisi economica del 2009-2010, cioè la crisi economica forte a livello nazionale ed internazionale è venuta nel 2009, io mi ricordo benissimo, ero sindaco a Fano, e fino a pochi mesi prima tu passavi nella zona industriale di Bellocchi, fuori c'era scritto cercasi operai, c'erano, certo, i cartelli. Tu dopo un anno passavi, c'erano i cancelli chiusi senza più neanche un'auto dentro, la cantieristica, la nautica, una tragedia nel 2009, sì, e 2010. Poi a poco ci si è tendenzialmente un po' ripresi e il PIL è stato recuperato, quindi l'occupazione è stata tendenzialmente garantita, non nelle Marche. Non nelle Marche. Le Marche, anche pre-pandemia, non si era mai riusciti a recuperare il gap di perdita di lavoro, di perdita di PIL e di occupazione, quindi pre-crisi 2009. Quindi anche 2 anni fa, prima della pandemia, le Marche non avevano recuperato quel gap. Ci sono aree di crisi anche nel pesarese, ma particolarmente nel sud delle Marche. Poi, se ci voglia mettere anche il terremoto, no? per non farci mancare niente, quindi c'è stato anche quello. Nel sud delle Marche ovviamente ha toccato ancora di più questa cosa, certo, ma tutto nel Fabrianese, ma nel Fermano, poi tutta la zona dell'Ascolano, Valvibrate, eccetera. Sono proprio aree di crisi riconosciute sulle quali c'è anche un'attenzione particolare. Non si era mai ritornati ai parametri pre-crisi 2009. Poi, nel frattempo, nelle Marche, terremoto. Adesso ovviamente pandemia che ci unisce, se vogliamo, tutte le altre realtà in questo caso, certo, ma le
difficoltà dal punto di vista del lavoro, dell'occupazione, eccetera, sono moltiplicate e si cominciano a vedere, anzi io temo che da qui ai prossimi mesi si parlerà sempre meno, speriamo, di pandemia e di difficoltà legate alla sanità, perché certo, a poco magari ne usciamo, e temo che si parlerà sempre di più di temi del lavoro, di disoccupazione, di aiuto alle imprese, perché questo sarà il tema, io penso, dei prossimi mesi. Ma c'è tuttora, ma viene in genere scavalcato, anche giustamente in parte, dalla crisi pandemica, dell'emergenza sanitaria. Certo, e una ricetta quale potrebbe essere in questo momento, o quantomeno allora, una delineazione di un percorso? Allora, indubbiamente c'è una situazione che sempre rientra anche proprio nelle attività mie, le deleghe mie. La pandemia ha accelerato, ma era già nell'aria, proprio un cambiamento repentino anche di modalità di lavoro. Quindi la digitalizzazione, il lavoro a distanza e gli acquisti online, cioè ci sono tutta una serie di situazioni che stanno cambiando proprio il modo di operare e di lavorare un po' in tutti i settori. Alcune imprese, alcuni imprenditori, alcuni lavoratori sono magari più preparati, più predisposti, e molti altri magari no. In passato un artigiano che sapeva fare un certo lavoro, metteva su l'impresina, assumeva 4 persone, dopo 3 anni ne aveva 20, aveva messo su una bella impresa e quello era il suo standard, e oggi quello standard magari ogni anno tocca rinnovarlo e riprenderlo quasi da capo per stare sul mercato. Certo. Quindi la formazione secondo me è fondamentale, la formazione verso le nuove tecnologie, le nuove attività, i nuovi modi di fare impresa, non tanto solo quindi per il dipendente o per il disoccupato che perde il lavoro. Il disoccupato perde il lavoro, si deve reinventare qualcos'altro, allora occorre formarlo. Anche chi è occupato, ma anche l'imprenditore stesso, l'artigiano stesso, quindi anche chi è, diciamo, quello che procura lavoro agli altri, quindi l'imprenditore, ha bisogno comunque di formarsi. E allora la formazione diventa fondamentale, lo era importantissima, diventa fondamentale in questa fase, non solo, ripeto, verso il disoccupato che deve riconvertirsi, ma anche per chi già lavora, ma anche per chi già crea lavoro. Infatti ci stiamo proprio orientando su corsi di formazione anche legati alla digitalizzazione, esatto, ma non solo, proprio anche verso il datore di lavoro, anche verso l'imprenditore, anche verso l'impresa, anche verso l'artigiano, anche verso il lavoratore attualmente occupato. Questo è fondamentale, questo dobbiamo fare. Chiaro. Poi ovviamente dobbiamo stimolare anche chi il lavoro l'ha perso a riconvertirsi, anche magari mettendosi in proprio. Infatti una delle attività che ho portato avanti in questi mesi è aver proprio portato avanti dei bandi che aiuta la creazione di nuove partite IVA. E stanno andando anche molto bene, ci sono moltissime richieste, anzi certo, le richieste sono di più di quelle che noi riusciamo poi effettivamente, purché siano vere partite IVA, non partite IVA fittizie come tante. Beh, dopo che è chiaro delle dipendenze, dopo un anno devi avere ancora in piedi dei dipendenti per poter avere il contributo, insomma. Però di fatto questo uno incoraggia chi magari il lavoro l'ha perso e dice quasi quasi io sapevo certo fare l'elettricista, però mettere su per conto proprio mi costa molto eccetera, tu lo aiuti certo, e quello mette su per conto proprio. Poi lo vogliamo dire? Perché in questi casi spesso succede, ma lo dico con molta serenità, che c'è chi lo fa magari anche nei ritagli di tempo senza essere imprenditore, esatto, il cosiddetto lavoro in nero. C'è, ci sta, uno ha perso lavoro certo, e magari deve fare un lavoretto a casa di un amico, a casa di un'altra persona e così via. Quella persona, se è brava a fare un determinato lavoro, in questo modo, se gli dai 15.000 euro come diamo per aprire la propria partita IVA, magari esce anche dall'emersione, certo, cioè emerge anche emerge da questo mondo un po' certo, più fosco, diciamo così, sì, no? Sì, dove sì, non conosci bene le cose. Quindi ecco, questo stiamo aiutando la creazione di impresa, stiamo investendo molto sui corsi di formazione, anche innovativi, eccetera. Poi c'è il settore anche proprio di aiuto alle imprese. Di aiuto alle imprese, questo adesso è un settore che non certo, riguarda direttamente chiaro, le deleghe mie, chiaro, però anche proprio l'incoraggiamento alle imprese, chiaro, a investire, chiaro, a sostenerle e così io via. Io c'ho un pallino, no? Che è quello di alcuni settori che fino a qualche anno fa erano considerati dei pesi morti, dei pesi proprio a tutti gli effetti dell'economia, delle spese da evitare, che invece secondo me possono dare ampi spazi. Per esempio quello della manutenzione, la manutenzione del territorio, no? Che non si faceva, non si fa, oppure quello dell'edilizia scolastica. Io sono convinto che nel campo
dell'edilizia scolastica, della messa a norma di tutte le strutture scolastiche, dove tra l'altro non è che dici, sai, ho messo a norma un capannone che poi è vuoto, no, ho messo a norma il posto dove vanno i figli della nazione, tanto per capirci, per cui voglio dire, comunque il risultato sarebbe straordinario. Ci sono degli ambiti che erano stati sempre trascurati, considerati dei pesi delle zavorre, che invece potrebbero dare grandi soddisfazioni in termini di impiego, impegno e risultato. Ti ci ritorno su questi due argomenti e ti faccio un esempio che sembra messa così, sembra quasi una barzelletta, che purtroppo non lo è. Quando parli di manutenzioni, sai quanto dura tendenzialmente il cosiddetto cemento armato? Quando si dice abbiamo fatto un ponte in cemento armato. Il cemento armato vuol dire cemento col ferro, Ferro dentro. Sai quant'è la durata del cemento armato standard? 40 anni. Cioè dopo 40 anni tu dovresti rifarlo. Quel ponte. Allora, le grandi opere in Italia sono state fatte nei boom degli anni 50 agli anni 60. Certo. Quindi vuol dire che i 40 anni sono passati da un pezzo. Quindi tutti i ponti d'Italia, certo, tutte le strutture anche scolastiche d'Italia, esatto, fatte nel dopoguerra, certo, ma dobbiamo dirlo, anche gran parte delle nostre abitazioni, sì, sì, fatte nel dopoguerra, in teoria dovrebbero essere rivisitate. Certo. Rivisitate. Quindi è come se c'è bisogno di manutenzione. Allora, ritornando al discorso di prima, in questo momento sto portando una legge urbanistica che è già stata approvata in giunta, ora è in commissione, ma andrà in consiglio regionale, io spero adesso entro maggio, perché c'è bisogno adesso di questa legge, che incoraggia proprio questo tipo di attività. Oggi ci sono degli interventi governativi, il 110%, il bonus, il piano casa col 40% di possibilità di ampliamento, no? Nel momento che tu l'efficienti, eccetera, che proprio puntano ad efficientare le nostre case. Ma efficientarle cosa vuol dire? Ristrutturarle, poi cambiare gli infissi, ovviamente, cambiare tutte le tubature, tutte quelle. E quindi vuol dire efficientare. E in questo caso la legge nuova urbanistica che sto portando è che si preveda quale efficientamento, quindi con gli stessi benefici del 110%, anche con gli stessi benefici dell'aumento di cubatura possibile fino al 40%, comprendendo anche l'abbattimento e la ricostruzione della casa. Perché oggi se tu l'efficienti, ma la casa è quella appunto dei anni 60 col cemento armato dicevo prima, certo, tu oggi l'efficienti, la sistemi, la metti a posto, però comunque sia sempre un qualcosa di strutturale ormai vetusto. Allora, se oggi tu puoi considerare ristrutturazione, certo, anche il completo abbattimento e rifacimento, usufruendo del bonus 110%, ma anche dell'ampliamento previsto dal piano casa, tu, molte persone che intendono spendere soldi per ristrutturare casa, dicono, ma quasi quasi, certo, la rifaccio nuova da capo. Sì, sì. Ecco, questa è una cosa molto importante secondo me, che va proprio in quel senso, perché la ristrutturazione vera e propria in questo caso è considerata ristrutturazione anche il completo rifacimento, purché lo rifai nello stesso luogo, quindi senza consumo di territorio, certo, individuare nuove aree di espansione, ma ricostruendo sul costruito. Quindi noi abbiamo della rotazione in Italia, delle macchine, bravo, sì, abbiamo una grande opportunità, ma soprattutto una grande esigenza, quella di rifare, ricostruire, manutentare tutto quello che è il patrimonio abitativo, ma anche di strutture, viadotti, ponti, gallerie, strade, eccetera. Perché? Perché sono state fatte in anni ormai lontani e tutte ne hanno fortemente bisogno. Il secondo capitolo che tu prima mi hai invece attivato è quello della manutenzione del territorio. Certo. Noi siamo in Italia quelli che andiamo sempre a mettere le pezze. C'è stata l'alluvione, allora via, corri a mettere a posto l'argine del fiume. C'è stata la frana, via, allora consolidare la frana. Cede la strada, allora via, fare il muro perché cede la strada. Oh, è chiaro, non è che le puoi prevenire tutte, perché ormai anche gli eventi atmosferici sono sempre più repentinamente gravi e così via. Però un minimo di attenzione magari a volte ti porta a prevenire piuttosto che a curare, anche perché quando poi succede il disastro ci muore la gente, ci soffrono le persone, si fanno i danni. Costa di più. Quindi ecco, noi in questo senso, anche attraverso il Recovery Fund, che speriamo arrivino, perché sulla carta ci sono, speriamo che si traducano in soldi, stiamo proprio pensando a questo nel territorio delle Marche, ed è un'altra delle mie deleghe, quella dell'attenzione al territorio, insomma. Difesa del suolo. Stiamo proprio cercando di fare questo, di capire là dove possiamo intervenire nel rafforzamento degli argini del fiume, nel difesa della costa, nel prevenire luoghi dove tendenzialmente ci sono situazioni di frane, di smottamenti, certo, magari prevenire prima con anche il riboschimento in alcuni casi, che aiuta indubbiamente. Quindi attenzione anche al territorio, quindi non solo ai manufatti eccetera, ma anche al territorio proprio.
Tornando ai manufatti, parlo sempre io, non ti faccio parlare. Ah, ma tanto abbiamo quasi finito, per cui farò un po'. Tornando ai manufatti, il patrimonio ERAP, cioè case popolari, che sono a volte di proprietà di comuni e più spesso proprietà appunto ERAP, Istituto Case Popolari, di fatto, sono 10.000 appartamenti circa nelle Marche, spesso sono vecchi, spesso, non sempre, ma spesso sono vecchi. Abbiamo fatto partire 26 bandi suddiviso in 26 lotti diversi per la manutenzione e l'efficientamento di più di 5.000 di questi appartamenti tramite il bonus 110%. L'abbiamo fatto ERAP come assessore, certo, io di riferimento, e i bandi sono già fuori, credo che nel pesarese stiano quasi scadendo, ma ci sono però ditte interessate, stanno, e ho suddiviso questa opera di ristrutturazione complessiva del patrimonio ERAP regionale in 26 lotti diversi, proprio perché non partecipasse una sola ditta. Certo. Chi se ne accaparra uno, esatto, non può vincere il secondo e viceversa. Quindi si darà molto lavoro con questa attività da qui ai prossimi mesi a moltissime aziende marchigiane e non solo marchigiane. Quindi ecco, anche questo va sia nell'efficientamento, nella ristrutturazione, ma anche nel lavoro. Vedi, ho messo insieme, certo, tutta una serie di deleghe in un unico atto. Molto bene, per cui a quel punto, pur essendo 17, insomma, alcune si concentrano e si riescono a mettere insieme anche in atti unici. Sono contento di sentire queste, queste cose, anche perché è una riflessione che io ho in testa da molti anni, addirittura avevo scritto anche un libricino nel 2014 su questi temi qua, per cui sono contento di vedere che insomma non avevo solo fantasticato, ma insomma ero sulla strada giusta, pur non avendo nessun tipo di studi, di responsabilità, di cose di questo genere. Secondo me basta osservarla bene la realtà e qualcosa si capisce, no? Anche sul discorso per esempio della manutenzione del territorio, e su questo chiudiamo, sicuramente la mappatura che ci arriva da chi sul territorio vive, e ritorniamo al discorso iniziale, i sindaci di tutto il territorio sanno bene che cosa sta succedendo al loro territorio, qual è la strada, quella che fra un po'. Per cui secondo me un'attenzione speciale da parte degli organi centrali nei confronti di quello che sono tutti quelli che vivono sul territorio potrebbe aiutare anche a prendere in considerazione le cose nel momento in cui serve. I sindaci sono le sentinelle del territorio. Quelli che conoscono per davvero bene ogni sfaccettatura, anche perché la gente li ferma per strada di continuo, no? Quindi conoscono tutto. Certo. Io mi ricordo qualche volta in qualche TV, magari anche concorrente alla vostra, quando ero sindaco a Fano, inquadravano delle strade con delle buche, riconoscevo le buche. Sì, esatto. Quella deve essere quella strada lì, esatto, quella deve essere quella. Cioè, allora, adesso io spessissimo, quando mi cercano da vari territori, mi cercano a volte alcune associazioni, comitati che, certo, nascono, io dico sempre: parlate col vostro sindaco, io parlerò col sindaco, esatto, cioè io parlo con i sindaci. Ma uno non riuscirei a parlare con tutte le realtà del territorio marchigiano, però se mi chiamo un comitato da Macerata, certo, faccio per dire, o da qualsiasi altro luogo del mondo, delle Marche in questo caso, e mi pone un problema, io dico parlatene col sindaco, certo, io parlo col sindaco, è logico, perché parli con chi ha la responsabilità del territorio, con chi lo conosce per davvero, è anche un'istituzione che è riconosciuta e riconoscibile. Se ti fermi, assessore regionale, a parlare con chiunque, certo, ma davvero non lo sai più qual è il bandolo della matassa, non sai più da che parte riprendere, perché tu la pensi in un modo, sullo stesso argomento un altro cittadino la pensa diversamente. Tu parli col sindaco e il sindaco deve interpretare le esigenze di quel territorio. Che poi è il concetto chiave della democrazia rappresentativa, no? Infatti. Va bene. Allora, assessore, abbiamo concluso, abbiamo detto bene, tante cose, tante altre ne avremmo potute dire, insomma. Vabbè, ricapiteranno altre occasioni, sì, io posso intanto, sì, solo ringraziarvi, augurarvi un buon proseguo e un buon lavoro a Rossini TV e a tutti quanti i telespettatori. Bene, e allora prima di andare in pausa, per accogliere poi il terzo ospite della mattinata, vi do i risultati del nostro sondaggio. Abbiamo un 64%, anzi abbiamo un 36% che ha già scaricato l'app e un 64% ancora no. E per cui sbrigatevi, insomma, scaricate l'app di Rossini TV, perché vi dà la possibilità di avere la televisione in tasca. E adesso andiamo con il video Tutti al mare di Cane Bianco, un video del 2015. Torneremo subito dopo con un pilota che partecipa al campionato italiano velocità Moto 3, Matteo Morri, solo 16 anni, e sentirete che personaggio che abbiamo scovato. Restate con noi.
vent'anni, studente, non so quello che voglio, la vita mi fa male, mi annoio da morire, non voglio legami, mi voglio divertire, c'è troppo da pensare, meglio evitare. Trent'anni da solo, lavoro interinale, c'è poco da sperare, ho voglia di emigrare, mi gioco la testa tra chimica e palestra, mi devo pur sfogare, mi voglio far notare. Bentornati a Casa Rossini, siamo con un altro ospite della mattinata. Questa mattina siamo con quello che probabilmente è l'ospite più giovane che abbiamo avuto da quando facciamo questa trasmissione. Benvenuto a Matteo Morri. Ciao Matteo, buongiorno. Ciao Paolo. Buongiorno, Matteo Morri, classe 2004, dico bene? Sì. Anche per te il rito del librone, te non sai cos'è il rito del librone, ma adesso te lo dico subito. Noi abbiamo questo libro che si chiama Personology, che delinea il linguaggio segreto delle date di nascita. Per ogni data spiega un po' di cose. Per cui vediamo un po', andiamo a scoprire, non ho letto niente. Tra l'altro so che te sei nato un giorno a me caro, perché sei del 14 luglio, che è il giorno di nascita di mio padre Carlo, che saluto, approfitto per salutare, qualche anno prima però lui, lui è del 28. Il giorno del narratore convincente, questo è il 14 luglio. I nati il 14 luglio sono convincenti, e quanto convincenti. È straordinario quanto riescano a far presa sugli altri con l'immagine decisa e affidabile di sé che, come per magia, sanno indurre attraverso il loro indiscusso charme. Scoprila questa cosa, perché te naturalmente a 16 anni ancora magari non l'hai scoperta, ma sappi, non sapevo. Sappi che il librone dice che sei convincente. Nati come te lo stesso giorno Ingmar Bergman, che è un attore importante, morto nel 2007, Natalia Ginzburg, che è una scrittrice, Angelo Poliziano, che è uno pseudonimo di un precettore di Lorenzo de' Medici, 1400, e forse il nome che conosci meglio, Renato Pozzetto, che è nato lo stesso giorno tuo. Affascinante, convincente, seduttore sono i tuoi pregi, segnateli, che questi sono importanti. E con questo bel quadretto noi possiamo cominciare a fare la nostra chiacchierata. Sì. Allora Matteo, perché diranno i nostri telespettatori, anche se forse hanno notato qualcosa nell'inquadratura in campo largo, avete ospite un giovanissimo studente dell'ITIS di Urbino in studio. Cosa viene a raccontarci? Viene a raccontarci della sua attività di pilota motociclistico. Tu militi in un campionato importante poi, no? Campionato italiano. Campionato italiano, Moto3. Moto3. Allora, la prima domanda è questa. Le Moto3 sono le stesse, quelle che fanno anche il mondiale, diciamo, come categoria? Di ciclistica sì,
Quella, la cosa che cambia è la centralina che comanda il motore, se no il resto è uguale. Per cui insomma è quella, la moto, sì, è sono quelle che noi diciamo settimanalmente seguiamo nelle prove, sì, del moto mondiale, insomma te sali su una di quelle moto lì, poi ci dirai altre cose su questa moto. Un'altra cosa che ti voglio chiedere è questa, tu hai 16 anni, per cui comunque per forza di cose la storia insomma comincia in tempi recenti, come è, sì, cominciato tutto quanto? Da dove sei partito? Allora io fino prima di andare in moto giocavo a calcio, solo che l'ultimo anno mi ero stufato, diciamo, mancava proprio la voglia di andare, no? E allora già da piccolo guardavo le gare in moto, poi no, facevo le gare con le bici e facevo finta di essere in moto. Mettevi anche te, noi da piccoli sai cosa facevamo? Mettevamo una molletta con una, sì, carta da gioco che fa prrrr, la, così, anche la bottiglia in mezzo alla ruota. Anche la bottiglia è più moderna, più la bottiglia, noi le carte da gioco avevamo quella volta. E niente, poi dopo ho rotto le scatole al mio babbo per un bel pezzo. Ha dovuto insistere. Sì, non sono stato molto convincente. No, ancora non lo eri, adesso l'abbiamo scoperto, adesso dal libro. Ma poi in realtà sì, perché va, ti vedo con la tuta qui, sì, per cui vuol dire che alla fine convince. Ah, no, alla fine l'ho convinto. Convince, l'hai convinto. Sì. Poi dopo mi ha portato con le mini moto, poi dopo a noleggio, poi, certo, dopo l'abbiamo comprata e da lì è iniziato. Ma noi abbiamo un po' una fortuna, dico noi che viviamo da queste parti, tu, sì, sei di Gradara, noi gravitiamo comunque dalle parti del confine con l'Emilia Romagna, Pesaro, la terra di piloti, motori. La fortuna è che se uno vuole provare la sua voglia di andare in moto, il modo lo trova, perché ci sono questi circuiti, sì, ci sono anche i circuiti quelli dove vai lì a noleggiare a pagamento, sì, e giri, insomma diciamo che rispetto ad altre zone d'Italia, insomma qui da noi un po' più di possibilità c'è, però poi vuol dire anche che in tanti ci provano, per cui, sì, bisogna mettersi un po' alla prova, no? Sì, cioè, più avanti faranno una selezione, molti smetteranno, certo, io non so cosa farò. No, no, ma te sei già avanti, sì, perché te dopo una primissima fase nella quale andavi appunto con le moto a noleggio, poi a un certo punto l'hai comprata la moto, te la sei fatta, sì, comprare la moto, sì, e a quel punto hai cominciato a partecipare a qualche campionato. Io mi sono segnato delle cose perché non le so. 2017, primo campionato di mini GP, giusto? Sì. Mini GP, e come primo campionato non è andata male, perché... No, non troppo. Sei arrivato quarto. Sì. È quarto su quanti partecipanti erano? Una ventina? Una ventina più o meno. Insomma, già è stato un bel campionato. Sì. Da lì tuo padre, che sostanzialmente è il tuo complice in questa, sì, in questa cosa, Massimo che salutiamo, oltre alla madre che è qui, che guarda tutto da dietro e che salutiamo anche lei, ha deciso che si poteva scommettere su di te. E questo ti posso garantire, da molto più anziano di te, che avere l'appoggio dei propri genitori è una grande fortuna. È una grande ricchezza, perché avere dei genitori che sanno e capiscono che su di te si può, se non altro, provare a capire dove vuoi arrivare e non osteggiarti, insomma è una bella fortuna, sì, e tu questa fortuna ce l'hai perché tuo padre poi ha capito che si poteva fare qualcosa di buono e si è passati all'altra categoria. Sì, siamo, ho fatto 2 anni in mini GP e siamo passati, nel 2019 siamo passati alla Premoto 3, che sarebbe la categoria prima di quella che faccio, e è stato un anno un po' così in miglioramento. L'ultima gara sono migliorato, cioè sono migliorato lungo il campionato, però l'ultima gara si è visto proprio questo miglioramento. Beh, questo, se ti devo dire la verità, è la strategia migliore, migliorare, sì, proprio nell'ultima gara è perfetto, perché così a quel punto lì, sì, uno dice vedi, tocca fare un altro campionato, insomma, sì, no? Era, sì, ovvio che era necessario fare un altro campionato. Per cui a quel punto, l'anno successivo, che poi sembra che parliamo di chissà quale preistoria, stiamo parlando di 2 anni fa, sì, sei passato alla Moto3. No, la Moto3 l'anno scorso. Ah, l'anno scorso, sì, scusa, 2020. È stato un anno un po' corto, uh-huh, perché, certo, abbiamo iniziato a giugno e ho visto un po' l'ambiente e la moto, e quest'anno già ci stiamo facendo sentire. Sei nel team Bucci, Bucci, vero? Team Bucci, che fa il tuo campionato con te e poi ha altre moto che fanno altri campionati, altre categorie. E il vostro campionato, il campionato italiano, è fatto di date nelle quali si disputano 2 gare. Non sono 2 manche, sono proprio 2 gare a tutti gli effetti. 2 gare a weekend. Sono 2 gare a weekend, sì, ogni fine settimana, per cui diciamo c'è tutta una preparazione da fare e poi dopo quando si arriva lì ci si misura su 2 prove. Sì. A quella del Mugello, che ha aperto il campionato di questa stagione, com'è andata? Ah, è andata bene, siamo partiti un po' più piano del solito, comunque abbiamo fatto una qualifica buona, 7º, mi sono qualificato, e abbiamo fatto delle belle gare,
soprattutto gara 2, che sono andato vicino al podio, ho fatto quarto e siamo rimasti contenti. Insomma, la soddisfazione c'è. Sì. Questo usare il plurale, a cui ormai siamo abituati, perché tutte le volte che guardiamo le interviste dopo gara dei vari campioni del Moto Mondiale, Moto GP, parlano tutti al plurale, presuppone che anche nel tuo caso ci sia un team. Sì. Un team che costruisce tutto quanto e anche un team da ringraziare alle volte, no? Sì. So che te hai, e lo so per certo, perché poi sveliamo i fatti, insomma, io ti ho conosciuto anche grazie a mio fratello Andrea. Sì. So che te hai messo in piedi un team molto interessante per quanto riguarda soprattutto la categoria che fai e, diciamo, anche questa idea di novità, di approccio, no? Alle gare. Sì, alla fine parliamo plurale perché siamo una squadra unica, cioè è come una casa con le fondamenta, certo, per dire un paragone, no? Va costruita bene, sì, insomma, sì. Esatto. Per cui, insomma, praticamente tu sei quello che sale sulla moto, ma poi c'è comunque una preparazione, tutta una preparazione da fare. Sì. Però poi alla fine quando si sale, quando si indossa la tuta, che tra l'altro hai portato, fra un po' la guardiamo insieme, quando si chiude la famosa visiera del casco, però dopo, in quel momento lì, dopo sei lì da solo. Ci sono io. Sei da solo. Sei da solo, in quel momento lì cosa pensi? Ah, niente. Niente? Niente, proprio. Svuotamento? Non riesco a pensare a nient'altro che alla gara. E c'è una bella concentrazione però, sì, comunque. E quanto durano le gare? Durano dai 14 ai 16 giri, di solito una mezz'oretta. Mezz'oretta, insomma, intensa. Sì. E se ti mettessero il cardiofrequenzimetro anche a te, come fanno con quelli della MotoGP, a quanto andrebbe? 170-180 battiti per tutta la gara lo stesso o anche di più? 160-170. 170, insomma, ti mantieni, sì, già sui livelli dei campioni, insomma, riesci a dominarlo abbastanza, sì, bene. Sì, sono allenato abbastanza bene. Benissimo questo. Allora, hai portato la tuta, facci vedere un po' sta tuta, perché questa tuta, così, in maniera molto sommaria, c'ha del materiale sintetico, poi, sì, c'ha un po' di pelle, c'ha le famose saponette e soprattutto c'ha una cosa dentro, no? Che qualcuno magari quando guarda le gare di moto non ci pensa neanche e non lo sa, no? Ma soprattutto quando non lo sa, vede questi che quando cadono improvvisamente ingrassano, no? Sì. Cioè, non lo facevo così in carne, no? Così. Quando si rialzano dopo la caduta, perché dentro cos'è che c'è? Dentro c'è un sistema che si chiama airbag, uh-huh, che praticamente quando cadiamo c'è un sensore che fa scoppiare questo sistema, uh-huh, e ci protegge dagli impatti, da quando rotoliamo qua dentro, non si vede neanche, tra l'altro. Certo. E siamo fortunati ad avere questa tecnologia, perché anch'io ne ho fatte di cadute brutte, infatti m'ha salvato. Era lì che arrivavo, no? La differenza, questa è una cosa che ho notato un po' di anni fa, ma veramente tanti anni fa, la differenza tra quando parli con un pilota e quando parli con qualcuno che è appassionato di moto e che va in giro con la moto per strada è che il pilota dice quando cadi, l'appassionato di moto dice se cadi. Questo perché il pilota la mette dentro, sì, lo sa già che prima o poi si cade, insomma, per cui ben venga questa tecnologia che una volta non c'era, insomma, è una cosa relativamente recente. Sì, no, non lo so da quando, comunque più o meno una decina d'anni. Sì, 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 per cui insomma è diventata una bella sicurezza, anche perché, sì, se si cade a quelle velocità, e adesso ci arrivo anche a parlare della velocità, insomma è bene che la situazione sia più protetta possibile, no? Sì. Anche il casco che hai portato, che ci hai portato. Sì, il casco è studiato ormai da... Guarda, fallo vedere a quella telecamera lì, ecco, pur essendo un casco, ti ho chiesto prima di andare in onda, è un casco regolarmente anche in vendita volendo, sì, però è più adatto a un utilizzo da gara, no? Anche perché ha una conformazione, insomma, che se uno dovesse metterlo in testa e usarlo per fare un viaggio da 6 ore, quando arriva, insomma, un po'... Anche perché non conviene, cioè, nel senso, per andare in strada magari è un, certo, po' scomodo. C'è qualcosa probabilmente di più comodo, sì, e invece questi sono caschi da gara che vi salvano, insomma. Sì, sono, oltre che molto resistenti, sono anche molto leggeri. Certo. Sì. Ed è un po' il prolungamento, no, di tutta l'aerodinamica della moto, perché praticamente quando sei dentro il casco, quando sei un po' inserito a cupolino, quello, sì, contribuisce e continua a fare tutta l'aerodinamica. Infatti anche dietro c'è questa specie di... Dietro c'è l'alettone. L'alettone che serve Praticamente si va a incastrare qui con la gobbetta, sì, con la gobba della tuta, e contribuisce all'aerodinamica mia e della moto.
Allora, io ho due domande che mi sono segnato qua, e che sono queste. Hai un poster in camera di un tuo pilota di riferimento? Sai perché te lo chiedo? Perché poi succederà, quando diventerai un grande campione, che ti diranno, e pensare che lui da piccolo aveva il poster di, no? Ogni tanto si sente sì. Dire. Allora, se non ce l'hai, non dir bugie, però se ce l'hai, mi farebbe piacere sapere di chi, e nel caso che tu non ce l'abbia, comunque chi può essere un tuo pilota di riferimento? No, io il poster in camera non ce l'ho. Cioè, in realtà sì, c'ho gli autografi di Morbidelli, di Quartararo, di Pirro. Insomma, già. E di Dalla Porta, però poster attaccati al muro non ce ne sono. Ok. E un pilota di riferimento, banale, Valentino. Certo, per tutti, anche per chi non corre, sì. Praticamente. Morbidelli, di riferimento, e anche... Bagnaia. Sei stato mai a visitare il ranch? Hai avuto mai la possibilità? No, il ranch no. È un bel sogno oppure è una cosa che... È un bel sogno. È un bel sì. Sogno, si può, insomma, si può cullare questo sogno. Allora, noi stiamo parlando, per chi si fosse perso magari qualche passaggio, stiamo parlando con un ragazzo di 16 anni che ha la patente del 125, ce l'hai, vero? Sì. Però va in giro per strada con... Con lo scooter, con la Vespa. Con lo scooter e la Vespa. Appunto. Con quello che so. Esatto. Però ogni tanto sale su una moto preparata di 4,50 di cilindrata, sì. Prende parte e fa, quanto fa sta moto? Fa 2,40, 2,45. Ma vabbè. Cioè, era solo così, mi piaceva sottolinearlo, perché così, per chi non ha idee, magari li vede che girano, insomma, ecco, questo era un po' per dare il riferimento, no? Che effetto ti fa quando poi dopo scendi da quella moto lì e risali sul Liberty? Sembrava di essere fermo. È strano, no? Guardo il contachilometri, tipo, sto facendo 90, calmo. Bisogna stare tranquilli, sono due cose molto separate. Io ricordo ancora di una volta di avere ascoltato e memorizzato una frase significativa proprio di Valentino, che diceva: in strada è pericoloso, sì. Perché in strada ci sono macchine e marciapiedi, cioè i pericoli che vedeva Valentino Rossi nel girare in strada erano appunto le macchine e i marciapiedi, e invece in pista, a suo dire e a rilevare da questa frase, è meno pericoloso. È vero comunque, tutto sommato, perché la pista nasce proprio perché su quella pista ci devono andare, anzi voi siete quelli che vanno più piano. Sì. Per cui uno di quelli che vanno più piano. Già è tutto dire, insomma, sì. No? Perché lo ricordiamo, la MotoGP, per esempio, può superare anche i 3,50. Insomma, sì, 3,50. Ultimamente c'è stato questo 3,64, sì. che ha fatto epoca. Insomma. E insomma, è un bel modo di passare un po' di tempo all'età tua. Cosa ne dicono i tuoi amici, le tue amiche? I miei amici. Mi sostengono molto, mi guardano, guardano tutte le gare, guardano i miei allenamenti delle volte anche. E... Sulle donne il pilota di moto funziona oppure preferiscono il calciatore? Non so come... No, funziona. Funziona? Sì. Funziona. Ecco bene, questo è un elemento interessante. No, perché sai, insomma, non si sa mai, insomma, questi sport, qual è che va meglio, qual è che va peggio. Invece, insomma... Sì, secondo me... Cioè, un bel appeal. Anche se poi non ci sei mai, cioè quando cioè, no, beh. Non sono tante le gare, non sono tanti, però si trova, insomma. A scuola gli insegnanti lo stesso, sono curioso perché sai... A scuola alcuni insegnanti magari la prendono molto bene, alcuni insegnanti magari un po' meno, però così. Si fa così, insomma. Si fa così, mi interessa di quelli che la prendono. Certo, gli si fa passare. E naturalmente ti ho chiesto delle compagnie, degli amici, ti ho chiesto della scuola. In famiglia abbiamo già capito che ovviamente tuo padre ti sostiene e porta avanti questa tua passione, che mi sa che è un po' anche la sua, sì. E tua madre e tue sorelle? Ah, guardano tutte le volte che... Ma guardano solo attraverso il web, attraverso la televisione? No, o vengono? A volte mia mamma di solito viene la domenica a vedere alle gare, e gli allenamenti ogni tanto vengono per dire il weekend con la moto da flat, col cross, di solito vengono più spesso alle gare che agli allenamenti, comunque mi sostengono sempre anche da casa. Oltre al campionato italiano c'è anche un altro campionato, vero? Sì. A cui partecipi, o più di uno? Si chiama Moto Estate, che lo faccio di allenamento con la moto quasi uguale che corro
nel CIV, nel campionato italiano. È un bel allenamento, almeno giro un po', mi tengo su. E questa è una categoria open, possono partecipare? Sì, c'è di tutto. C'è di tutto. Dagli 800 fino ai 250, 252 tempi, 500, c'è di tutto. Per cui basta che sia mono, vero? Basta sì, che sia monocilindrico, possono andare tutti. Per cui fra un po' arriverà anche qualche moto d'epoca, insomma, sì. Qualcosa. Insomma, ah, c'è già. C'è già qualche moto. E anche lì, insomma, non è andata male, no? C'è stata una gara. No, lì non è andata male, sono arrivato secondo. Appunto, meglio di così. Dietro un 800, secondo. Per cui, sì, sto fatto del buttare dentro un po' tutte le cilindrate, tutto, chiaramente penalizza. Una scelta penalizza chi ha la moto, diciamo, più piccola, perché te hai un 450 in quel caso, l'altro un 800, per cui il fatto che lui sia arrivato primo è quasi scontato, sì. Sarebbe stato una specie poi di miracolo. Lo stavo andando anche quasi a prendere, ah. Però era finita la gara. È il famoso se c'erano tre giri in più, no? Sì. Quello è un classico, è un classico. E va bene, allora io sto guardando se ho qualcos'altro da aggiungere. Naturalmente lo dicevamo prima, io ti ho conosciuto tramite mio fratello Andrea, che è il tuo personal performance trainer, giusto? Sì. E che cosa ti racconta Andrea? Che a me non me lo dice. Andrea mi racconta di tutto, della sua vita, parliamo un po' di quello che dobbiamo fare i weekend, dei miei allenamenti mentali, è fisioterapista, quindi certo. Mi mette anche a posto quando mi rompo. Certo. E ancora non mi rompo. Per adesso no, e non farlo, speriamo di non entrare mai nella necessità di utilizzare le sì. sue mani, insomma, solo in preparazione, sì, insomma, sì. Perché tanto la posizione è un po' complicata. Di faticamento. Sì, esatto, di faticamento e anche posizionamento sulla moto, perché poi te sei alto, vero? Sì, sono un 85. Per cui, insomma, con quelle moto lì sì, c'è la fica, si sta stringendo sempre di più. Esatto, tocca passare a un'altra categoria prima o poi. È quello, poi sì. Alzarsi un po' e avere un po' più di traino. E sì, Andrea tra l'altro è molto appassionato di moto, sì. E anche perché io quando lui aveva 6 anni l'ho messo sulla mia moto davanti e gli ho messo le mani sul manubrio e lui in viale Trieste spingeva e ovviamente sembrava che guidasse lui, sì. Tempi ormai caduti in prescrizione, per cui è inutile che adesso la polizia ci viene a cercare, sono passati più di 40 anni e di conseguenza è tutto, no, 50, quasi 50 oh. anni sono passati, quasi 50 anni, per cui è tutto caduto chiaramente in prescrizione, ma sicuramente un po' di passionaccia è nata anche in quel momento lì, sì. No? Sicuramente, perché la passione deve venire ed è importante poi che la si porti avanti. Certo. Cosa pensi del tuo prossimo futuro? Io me lo auguro il miglior possibile, sinceramente, magari di arrivare al mondiale, di fare dei risultati importanti. Spero di fare così. Il passaggio tecnico dalla categoria che fai te adesso all'ipotesi del mondiale, come funziona? Cioè uno cosa fa? O sei forte, ti cercano loro. Qualcuno ti cerca, certo. O se no paghi. Ah beh, cioè ti puoi iscrivere, diciamo, e a quel punto sei te a pagare, oppure sì. Ok. Naturalmente propendiamo per l'ipotesi del ti cercano per perché forte. Sei forte, esatto. E queste categorie che fai, sia la gara motestate, il campionato motestate, che anche, soprattutto, il campionato italiano, sono molto osservati sì. dai team che vanno a cercare lì i nuovi talenti, insomma. Sì. Per cui ti auguriamo di essere uno dei nuovi talenti che verranno comunque scoperti e scritturati da qualche team importante. Naturalmente noi ti seguiamo prima di tutto perché ci piace seguire tutte le varie cose che succedono sul nostro territorio, ma poi perché sei proprio di qui e ti seguiamo anche con tutto l'affetto che c'è nei confronti di chi ha voglia di fare queste cose particolari e speciali. Matteo, cosa facciamo? Ci salutiamo? Vedete. Ah, si può continuare a chiacchierare, ma mi sa che abbiamo sviscerato un po' tutto. Mi sono segnato le cose che volevo dirti e me le sono segnate un po' tutte. E per cui se non hai niente di particolare, di speciale da raccontarci di qualcosa che ti è successo quando sei in giro per i vari circuiti, li conosci tutti i circuiti? Beh, dopo un po' di anni quelli sì, italiani ormai. Quelli italiani ormai sì. Qual è il tuo preferito? Il mio preferito Imola, perché così per i saliscendi, le curve cieche, sì. un po' da matti. Certo. E poi tra l'altro con le moto vostre le salite sono salite per davvero, insomma, sì. Voglio dire, non è che tocca che la spingiamo bene. Esatto, bisogna prenderla bene, se no si va su, insomma. Sì.
Imola è nel cuore di tanti comunque, sì. Tranquillo, perché sicuramente Imola è uno dei circuiti che è nel cuore di tutti, non solo degli appassionati di moto ma anche di macchine, per cui insomma hai scelto il circuito giusto per essere per trasformarlo nel tuo preferito. Bene, allora grazie. Grazie a te. Tienici informati sui risultati che naturalmente i nostri TG diffonderanno e faranno sapere. In bocca al lupo, c'è qualche augurio speciale che si fa in gergo motociclistico? No. No. In bocca al lupo. Dai il gas. E dai il gas. Dai il gas. Va bene, grazie. Allora è stato con noi Matteo Morri, giovanissimo pilota del campionato italiano Moto3. E a questo punto si conclude la nostra puntata. Grazie per essere stati con noi, seguite le altre dirette di Casa Rossini e anche naturalmente tutte le repliche, restate sempre con la programmazione di Rossini TV. Grazie ancora e buona giornata. Ciao Matteo.